Buongiorno. Intanto sto andando online il vlog di ieri e ho appena finito di registrare anche la challenge se balli o perdi quella lì. E poi volevo chiedere un consiglio. Siccome mi sono tornata fuori un monte di bollicine nel viso, volevo chiedervi se avevate qualche consiglio su come fare, nel senso, io faccio la pulizia del viso, praticamente vi faccio vedere almeno capite anche meglio. Allora, praticamente io faccio la pulizia del viso con questo, che non mi ricordo mai come si chiama. Poi, di prodotti invece uso questo qua, praticamente è un gel detergente viso bio di Bardana e Propoli. Poi faccio uno scrub con questo, preso in erboristeria. Ho questo praticamente uso, ho questo qua, della Dermolab. Infine, poi vabbè, a volte faccio anche la maschera purificante, per ora sto usando questa. E poi infine metto la crema, questa qui della Nivea, che è la Pure and Natural, crema idratante lenitiva. Però, non so se magari c'è qualche, che ne so, alimento o qualche creme, cose così che mi danno noia proprio alla pelle del viso, non ne ho idea. Comunque, se avete dei consigli o qualche prodotto su come posso fare per risolvere il problema, fatemelo sapere con un commento sotto al video e poi vi aggiornerò, comunque vi aggiornerò sulla situazione, perché è un po' preoccupante, perché comunque mi vengono fuori, cioè, sto per un po' di tempo poi tipo per qualche giorno sto senza e poi mi ritornano. Fatemi sapere di qualche prodotto che conoscete, perché io ne ho parlato anche con mia mamma, ma però non ci è venuto in mente niente. Comunque, tanto vi aggiornerò poi nei prossimi. Adesso mi metto anche a montare il video che ho appena registrato, la challenge, e vediamo cosa ne è uscito. Ok, ho appena finito di registrare anche il video 100 domande challenge. Comunque, adesso vediamo se il video è andato online. Sì, ok, è andato online nel video di oggi. Nel tanto si sta asportando l'altro video. Poi appena si è asportato, mi metto a montare anche quest'altro video. E adesso vi faccio il letto e mi raccomando, fatemi sapere appunto qualche rimedio o qualche prodotto possa avere a questo problema del viso, perché guardate, veramente sto male, perché comunque devo nascondere sempre il problema. Al lavoro no, purtroppo, perché appunto con il lavoro che faccio non mi permette, cioè, nel senso, se mi trucco, poi mi devo toccare anche il viso, perché comunque magari mi pizzica una guancia, mi pizzica il naso, mi pizzica la fronte o quel che è, c'ho le mani unte e mi ungo il viso, e quindi è inutile che mi trucco. Nell'home tour vi avevo detto che praticamente questo mobile praticamente andava, si spostava e lo mettevamo in camerina. Quindi, quando poi avremo comprato una vetrinetta per metterci queste tre, più questa qui, più altre bottiglie,
Questo praticamente andrà in camerina e qui ci sarà una vetrinetta, diciamo, per metterci appunto le bottiglie. Non so ancora dove c'è. Ho trovato, l'avevo già sentito dire da Mia Cellini, se non mi sbaglio, a cui mando un grosso bacio, cioè gnappetta. Ma anche alla TV l'avevo sentito dire, l'applicazione Spok, dove trovi tutte le cose. Comunque, nel frattempo ci sono io, quelli di sopra che camminano, infatti fanno un casino, lei evidentemente. Comunque, praticamente da qualche giorno i termosifoni erano caldi. Non si sapeva bene perché, forse si è scoperto che praticamente era il termostato che era posizionato su in automatico, su che si accendeva da solo. Adesso sembrerebbe di no, però comunque per ora no, non ci sono vetri accesi, però comunque appunto dobbiamo studiare bene come impostarlo, perché comunque c'è l'orario che non va bene impostato sulle 21:17, che sono le 11:22 di mattina, quindi praticamente non va bene. Poi vediamo un po' come fare, tanto fra un pochino mi sa che dobbiamo accendere. Siccome poi rompevo l'anima al mio ragazzo perché volevo che mi portasse su tapirolana, infatti me l'ha portato. Per ora lo sta usando lui perché io non lo posso usare. Perché appunto non sto bene, fra un po' di raffreddore, vabbè, non è nulla, però ho anche e quindi mi fa male la pancia, quindi non riesco a fare, ecco, assolutamente niente. E niente, praticamente gli rompevo l'anima per farmi portare sul tapirolana, infatti, dai. Poi me l'ha portato su, lo uso però ora come ora, in questi giorni no, aspetta, mi sia passato il ciclo e poi lo userò anche io. Adesso aspetto che torna dal lavoro, così poi si mangia. Non so bene cosa mangiare oggi, boh, adesso vediamo. Poi dovrò andare anche dal parrucchiere perché, come vedete, praticamente c'è la ricrescita, lo stacco taglionetto qui, praticamente c'è la riga e non mi piace affatto. Infatti poi dovrò andarci, c'ero già andata e mi aveva fatto qui le punte rosa, ora non si vede, no, ormai non si vede più, ma era un rosa un rosa chiarino, ecco, e con due lavaggi andava via praticamente, infatti è andato via. E ora però comunque appunto ci devo tornare perché ho questa brutta ricrescita qui sopra che non mi piace, cioè appunto lo stacco netto, la riga, e proprio mi fa cacare. Scusate per il linguaggio però. Ok, anche se sono un quarto a mezzogiorno, io comunque mi faccio un bel caffè e poi penso che posso iniziare a cucinare, tanto pronto mi torna Marco, quindi non so cosa fare oggi per pranzo, o meglio potrei fare un po' di pasta, che praticamente noi abbiamo la scorta veramente, però non so poi. Boh, penso col pomodoro, perché visto che lui non è stato neanche tanto bene, o con il ragù. Adesso vediamo, visto che non è stato neanche tanto bene ieri. Adesso vediamo un attimo col pomodoro comunque o con il ragù. Se vuole la pasta, scusate. Se no non ne ho completamente idea. O se no i burger vegetali, adesso vediamo un attimo. Poi mi sa che ieri nel vlog non vi ho detto che poi la seratina film non l'ho più fatta perché non mi ricordavo che c'era il mio programma, nel senso
la fiction, Provaci ancora Prof 7, guardo tutte le stagioni, praticamente ho provato tutte le stagioni. Comunque, mi ero dimenticata, c'era Veroli, quindi la serata film ieri sera non l'ho fatta, però, visto che stasera esco alle 10 da lavorare, stasera, domani e domenica, serata film, anche perché domenica dovrei essere da sola a cena, perché il mio ragazzo mi sa che va a cena con i suoi colleghi di lavoro e quindi io mi sa che mi faccio la serata. Anche adesso ho comprato anche la birra e i popcorn nel caso lui non ci dovesse essere. Ma anche se ci fossi io la serata film me la faccio lo stesso. Comunque adesso vedo un attimo. Nel caso poi magari cambiassi idea, chiamo qualche mia amica o esco o faccio venire qui a casa, boh. Adesso vediamo un po'. Poi siccome l'altro giorno quando lunedì, no, l'altro giorno, lunedì chi ero a casa dei miei genitori a cena, mia mamma aveva messo sui fornelli per cuocere la pasta il pentolone quello gigantesco e io ho detto ma a noi ci manca, dice a me, a Marco il mio ragazzo, a noi ci manca quel pentolone lì, dovremo comprarlo. Poi ieri mia mamma mi chiama e mi ha detto che dicendomi che appunto mi aveva comprato questo pentolone e in più come io in questo periodo sono parecchio in fissa con le perline, mi ha detto che da Stradivarius ci sono due paio di pantaloni con le perline, un paio elasticizzati e un paio no. Però comunque ha detto che non me li ha presi perché voleva che ci fossi io, perché se poi magari non mi giacevano così è, allora così me li provo anche. Poi vediamo un po' come mi stanno nel caso poi li prendo. Però tanto comunque ci sono anche sul sito di Telly Whale, Zara, H&M, ci sono anche lì i pantaloni con le perline, quindi infatti teoricamente io dovrei buttare via quelli nell'armadio che ho e comprarli di nuovi, però adesso vediamo perché con i soldi noi non è che ci si fa tanto ancora, quindi devo aspettare un attimo. Anche perché devo riscuotere ancora e quindi ora come ora non potrei, non avrei possibilità. Ok, il mio ragazzo mi ha chiamato, intanto adesso comunque faccio gli gnocchi e non la pasta, poi di secondo ancora non lo so. Adesso vediamo un po'. Allora, di primo poi facciamo questi qua, che sono gnocchi chicche di patate. Belli e pronti, che questi qua sono in un minuto che abbiamo comprato quando siamo stati a Maranello, appunto quando siamo andati a comprare gli scarponi sua per appunto gli scarponi per la, come si chiama? Non mi viene mai il nome, per lo snowboard. Comunque quelli praticamente cuociono in un minuto, quindi aspetto che parcheggia qui sotto casa. Poi butto, tanto è vicino, quindi aspetta. Ok, sono arrivata a casa, adesso penso che mi mangerò qualcosa e poi presumo che mi guarderò il New Moon e poi andrò a letto perché domattina mi devo svegliare presto, perché comunque devo fare la doccia, mi devo lavare i capelli perché poi o vado con mia mamma o vado nel pomeriggio poi con i miei suoceri e il mio ragazzo. Che dobbiamo vedere delle cose, ancora non so bene cosa farò. Comunque, io vi mando un bacione. Ci vediamo al prossimo video e buonanotte. Ciao ciao.